Benvenuti amici di Milan Channel, cari abbonati, tifosi rossoneri. Improvvisamente nel cuore di quest'estate siamo stati raggiunti da una notizia. Una notizia legata alla vita più che al calcio. Una notizia di una vita che ci lasciava, una notizia non di mercato, non delle solite cose del calcio. Una notizia che riguardava una parte della nostra anima, una parte della nostra storia, una parte del nostro cuore. Chi indossa per periodi lunghi o meno lunghi la fascia di capitano del Milan e gioca con la nostra maglia per 11 anni in prima squadra, vuol dire che ha percorso al nostro fianco rappresentandoci un lunghissimo tratto del cammino. E Aldo Maldera certamente è stato uno degli interpreti più importanti, più veri, più autentici della storia rossonera, dell'anima rossonera, del modo che ha il tifoso milanista di fondersi in tutto lo stadio e di vivere le partite della propria squadra. Noi di Aldo Maldera III, cui avevamo dedicato una edizione di terza pagina, un'edizione di emozioni proprio pochi mesi fa, per parlare di Maldera III abbiamo con noi Attilio Maldera, Maldera II. Attilio, buongiorno, grazie per essere venuto qui a trovarci. Per parlare di Aldo, per parlare di tuo fratello, per parlare di una persona che già mancano i milanisti, che manca sicuramente moltissimo la famiglia alla quale ci siamo stretti immediatamente. Io vorrei farlo rivivere, Aldo, in questa trasmissione. Anch'io. Perché è giusto così, perché alla fine ci ha rappresentati così tanto e così bene che è giusto partire dalla vita di Aldo Maldera più che naturalmente dalla notizia della sua scomparsa. Un nostro amico, un nostro collega del Corriere della Sera, Antonio Cariotti, ci ha inviato questa sua memoria di Aldo, che volevo iniziare a proporti, Attilio, e iniziare a commentarla. Terzino per mestiere, bomber per passione. Segnò ben 9 reti nel Milan che conquistò la stella nel 78-79, ma il nome di Aldo Maldera, mancato troppo presto ai suoi cari, in me rievoca altri 2 gol, segnati nei momenti più difficili del diavolo, perché lui, quando il buio si faceva fitto, era sempre l'ultimo ad arrendersi. Estate 1977, dopo una stagione disastrosa in cui ha sfiorato la retrocessione, il Milan ha una possibilità di riscatto, la finale di Coppa Italia, ma davanti a un'Inter aggressiva che domina nella prima mezz'ora. Nel secondo tempo Rivera batte una punizione dal limite, la sua palla morbida spiove in area e dal nulla, girando i difensori, arriva Maldera e trafigge Bordone. Finirà 2-0, quarta Coppa Italia rossonera. Primavera 1982, questa volta la retrocessione arriva ed è la seconda, ma nelle ultime 5 giornate il Milan lotta disperatamente e sfiora la salvezza. Dopo aver segnato uno splendido gol a Marassi contro il Genoa, Maldera si ripete a San Siro, batte il portiere dell'Avellino con una spettacolare rovesciata, un gesto da goleador puro. Quanti terzini nella storia del calcio avranno realizzato reti così? Proseguiamo. Poi corre verso la cancellata che separa il campo dagli spalti e si arrampica per raccogliere l'abbraccio dei tifosi. Uno dei pochi momenti di gioia in una stagione maledetta. Solo la sfortuna lo ferma. 2 settimane dopo, contro il Toro, colpisce la traversa. Se quella palla fosse entrata, il Milan avrebbe evitato la B. Hai segnato tanti altri importantissimi gol, caro Aldo, anche se di mestiere facevi il difensore. Hai vinto lo scudetto anche con la Roma del maestro Nils Liedholm, ma io ti ricorderò sempre così, aggrappato alla cancellata, in uno stadio pieno, nonostante le sofferenze di quella brutta annata. Simbolo interpreto di un diavolo che poteva spezzare, ma che non si piegava mai. Era un po' questo Aldo, Attilio, no? Lui è stato una bandiera del Milan, una bandiera come Rivera, come tanti altri campioni, una bandiera di quelle vere. Ma penso proprio di sì. Tanto volevo fare una precisazione. Noi credo che abbiamo un record, in quanto parlo anche a nome di Gino, noi che facciamo parte della famiglia Milan sono oltre 50 anni. E chi ci ha rappresentato in maniera più efficace è stato sicuramente l'Aldo. Noi siamo una famiglia di milanisti e abbiamo il sangue rosso-nero, ecco, veramente. Noi siamo così, la classica famiglia venuta dal sud, no? E dove io e mio fratello Gino, lui il maggiore e io il secondo, siamo nati in Puglia, Corato, provincia di Bari, mentre Aldo è nato a Milano, proprio milanese. Poi abbiamo altre 2 sorelle. E niente, si giocava nei campetti di Cusano Milanino, all'epoca non c'erano scuole calcio e si giocava proprio così. Un certo signor Crippa vide mio fratello Gino, lo portò in prova il Milan, la stessa cosa fu con me e a ruota venne Aldo. Io ricordo bene Aldo, da piccolo non aveva un gran fisico, era molto esile, aveva 2 sedani al posto delle gambe, però credimi, aveva sto vizio di fare sempre gol.
lui faceva sempre, sempre gol. Tra l'altro, esempio, il torneo di Viareggio con 2 anni in meno, capocannoniere. E mi ricordo che nei campetti all'epoca lo portavano a giocare coi grandi, 3-4, perché prima non c'era l'età, e faceva sempre gol, giocava alla sinistra. E devo dire la verità, il Milan non era molto convinto di prenderlo, perché non era fisicamente granché. Però c'era mio fratello Gino, c'ero io, però lo voleva l'Inter, il Milan è saltato poi, cioè non è che non lo volesse, era piccolino ancora. E niente, ho incominciato a questa trafila nel settore giovanile e dove si è sempre veramente distinto, proprio non giocava attaccante. Poi pian pianino lo hanno retrocesso da mediano, più che mediano sinistro, e finché è diventato terzino sinistro. Volevo precisare che lui ha esordito al posto di Rivera a Mantova in Serie A da mezzala. E che maglia aveva quel giorno? Numero 10. Quindi lui esordito, mi ricordo, un Mantova-Milan 0-0 nel 71-72, partita di ritorno, con la maglia numero 10. C'erano tanti infortuni quella domenica. Esatto, sì. E lo fece esordire Rocco, che anch'io ho avuto, un grande allenatore. Mi piace ricordare una cosa di Rocco, perché Rocco aveva, Gino già giocava, io anche, perché anch'io facevo parte della De Martino, facevo parte della prima squadra, vabbè, però sto ragazzo aveva qualcosa di diverso, e questa è una cosa vera che non ho mai detta a nessuno. Rocco disse: ciao Mona, voglio conoscere i tuoi genitori. Pensate a quei tempi. Lui conobbe mia mamma e mio papà, che non sapevano nulla di calcio perché erano presi da ben altro. E lui dopo lo riprese e disse: ciò, ti tenga una famiglia a modo per bene, non sta a rompere, no? E pensa a giocare, perché praticamente gli ha fatto capire: tu sei anche coperto bene alle spalle, hai una famiglia. Aveva 17 anni Aldo, no? 17 anni. Lui è esordito in Serie A, 16, quanti anni? 17 anni. 17 anni, no? E gli ha detto, praticamente gli ha fatto capire: hai una bella famiglia alle spalle, a modo, non sta a rompere, concentrati che potrai vivere di calcio. Però Aldo era uno di quei giocatori silenziosi, umili, modesti, che sembravano fatti apposta per piacere al Paron Rocco, no? Sì, lui era uno che, a parte che viveva di calcio, perché la sua vita era il calcio, aveva come due personalità, una in campo dove era molto aggressivo, tenace, mentre nella vita privata era tranquillo, calmo, umile, schivo, addirittura quando lo intervistavano cercava di evitare, però in campo si trasformava, una cosa, non so come mai, aveva questa doppia, chiamiamola, doppia faccia, ecco. Ecco, Aldo aveva esordito con noi nel 72 e poi fa qualche partita a Bologna. Sì, lui il periodo militare fu dato in prestito al Bologna, e dove aveva giocato, non ricordo bene il numero, però faceva parte della prima squadra, proprio con Bulgarelli. Ecco, tenete presente che all'epoca far parte di questi grandi club era molto difficile, perché il numero dei giocatori nella rosa era molto ridotto. Si parlava di 18-20, oggi invece le rose sono di 30, ovviamente c'è maggior spazio. E niente, lui poi tornò da Bologna, però aveva già esordito in Serie A. Poi dopo la Fatal Verona del Milan, dopo il maggio, sì, 1973, Aldo torna al Milan, sì, in un Milan che deve ricostruirsi, in un Milan che trovava qualche difficoltà, però Aldo è riuscito ugualmente a, anche se da ragazzo, anche se da giovane, a dare una mano, perché spesso nelle annate difficili delle grandi squadre è difficile imporsi, no? Invece Aldo è riuscito fin dal 73-74 a iniziare un'avventura che lo ha portato, lui, secondo me, ad altissimi livelli. All'insaputa era un giocatore molto moderno. Penso che Aldo, se giocasse oggi, pur sapendo che è difficile fare i confronti, ma sarebbe un giocatore molto attuale, perché giocava già a zona, aveva questi tempi nello smarcamento, sapeva raddoppiare, ma senza che forse lui se ne accorgesse più di tanto. E poi era uno che dava tutto, e poi la cosa veramente forte che lui aveva era nella vita privata, perché lui nella vita privata, cioè lui la partita dura 90 minuti, ma per lui durava dal lunedì alla domenica, insomma, perché si curava in tutto per tutto. Lui ha dato, quindi, riposo, attenzione. Io ho provato un anno, credo, non so se era quello della Stella, avevo un mignolo rotto
del piede sinistro e ogni partita gli facevano una puntura per farlo giocare, perché era il momento che... Quindi ha fatto il campionato della Stella con un mignolo rotto, Aldo? Sì, sì. Quasi 5 mesi. Però è stato un campionato in cui, qui vediamo proprio un gol di quell'anno della Stella, Vicenza, 78-79, un anno in cui ha fatto 9 gol importanti, ricordo un gol meraviglioso ad Ascoli con la palla all'incrocio, sì, dei pali. Molto bello. Poi mi pare che i 9 gol furono fatti con un campionato con squadre minori. 16 cioè, squadre. Che li annullarono, se non erano, boh, non so se poi un gol a Pescara anche. E quindi insomma potevano, poteva, dici, stare. Tu era un giocatore aggressivo dotato di un bel piede e insomma lo servivano campioni come Capello, come Rivera, come Bigone, insomma voglio dire era un giocatore mandato in gol da grandi campioni, stimato da grandi campioni. Ma, insomma io penso che un giocatore veramente utile a una squadra è colui che sa mettere in difficoltà gli avversari e aiuta i compagni. Ecco, lui aveva questo tipo di caratteristica, aiutava un po' tutti, ma nello stesso tempo ti metteva in difficoltà, ti faceva male, anche se non faceva gol, perché era sempre lì che rompeva proprio un martello. Ecco, su chi era Aldo Maldera si è intrattenuto proprio nel giorno in cui realizziamo questa registrazione con Attilio Alberto Cerruti, storico, sì, giornalista della, sì, Gazzetta dello Sport, che ha seguito per tanti anni il Milan. Nella sua rubrica Tempi supplementari riceve una lettera da parte di un lettore di Latina, sì, che scrive: vorrei chiederle se ha un ricordo particolare del compianto Aldo Maldera. Sono giovane e di lui so soltanto che era un grande terzino che cercava la porta. Risponde Cerruti: Maldera era un terzino goleador, giocava a sinistra e fu un uomo chiave dello scudetto della Stella del Milan nel 79 e in quello della Roma nel 1983. Ma il ricordo più bello fra i tanti che ho di lui risale al 23 gennaio di 10 anni fa, quando mi telefonò entusiasta per dirmi che era nata Matilde, la sua terza figlia. E oggi il mio pensiero va a lei, rimasta così piccola senza il suo grande papà, buono, umile e generoso. E insomma, credo, Attilio, che il fatto che Aldo abbia telefonato 10 anni fa ad Alberto Cerruti dimostra una volta di più quanto Aldo fosse rimasto sempre milanista. Sì, no? Sì. Perché Aldo è stato così tanto da noi, la famiglia Maldera è una famiglia rossonera, per cui è vero, immagino, di una sua simpatia per la Roma negli ultimi anni della sua carriera e poi nel prosieguo della sua vita, però Aldo è rimasto per sempre legato al Milan e a Milano e a tutte, sì, le cose che, sì, ha vissuto, sì, qui, sì, no? Sicuramente. Lui ha sposato poi la signora Alessandra, che è romana, di conseguenza è andata a vivere, però il suo cuore era a Milano, proprio non solo come famiglia, ma proprio come società, come squadra, insomma, il rosso-nero l'abbiamo un po' tutti nel sangue, dico la verità. Ecco, Attilio, io credo che Aldo abbia forse affrettato la fine della carriera di un certo Sandro Mazzola, no? Perché all'epoca, soprattutto nelle grandi partite, c'erano le marcature, sì, sì, e le marcature erano obbligate, no? Sì, si sapeva, ricordo, già prima della partita, non so se c'era Milan-Juve, sapevi che Furino marcava Rivera. Certo, sì, sì. Per alcuni anni, se c'era il derby, sapevi che Bedin marcava Rivera, poi invece Rivera l'ha preso Riali. Se c'era il derby, invece, dall'altra parte, sapevi prima che Rosato marcava Mazzola, sì. Quando poi ha smesso Roberto Rosato con il Milan, è passato Aldo su Mazzola, sì, esatto. E insomma per Mazzola era una bella asfissia. Infatti quel gol, no? Della finale Coppa Italia, lui marcava Mazzola. Ecco, quindi e credo insomma che avere questo giocatore pieno fisicamente come Aldo addosso per Mazzola non deve essere stato semplice. Noi siamo andati sulla rete a cercare uno splendido lavoro di Beppe Viola, grande giornalista che seguiva, sì, il Milan, ricordo, immagino, no, che Beppe e Aldo lassù stiano parlando, sì, 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 no, dello scudetto della Stella, già li sento che chiacchierano. E Beppe Viola era a San Siro quel 3 luglio 1977, finale di Coppa Italia, tutta milanese, giocavano a Roma all'epoca le finali di Coppa Italia, però siccome si erano qualificate Milan e Inter si è deciso di farla a Milano. E finale di Coppa Italia, primo tempo 0-0 e nell'intervallo Beppe Viola inizia a presentare il secondo tempo, vediamo.